c'è. Il comandante meriterebbe un premio ancora maggiore, perché non è altro che un premio perché c'è veramente la presenza, ci ha dato uno slancio in più questa mattina. Grazie Dio. Il presidente del comitato di festeggiamenti, Ombretta del Monte. Per evitare un ulteriore passaggio, a nome del comitato consegniamo a Sandro Calderai, presidente dell'associazione Mare Nostrum 2000, la nostra tag a ricordo. Grazie per tutto quello che fai. Sì, è molto rigida. Classificata l'Istituto Superiore Marconi del Campo d'Oro. Secondo classificato l'Istituto Superiore Calamatta 2. Con studio con Marcucci Nicole, Quinta Giulia, Studi, Cristina Magari tu, Annalisa e Confortolino. Yeah.
30 sub, tra cui il nucleo sub della Guardia di Finanza, che ringrazio, e il nostro nucleo sub di Napoli, hanno condotto qui di fronte alla Marina un'operazione di verifica dei fondali e rimozione dei rifiuti plastici nei fondali trovati qui davanti. Ma la cosa importante è che c'è stata una sinergia con i sub dei driving tutta la zona, da Montalto di Castro fino a Santa Marinella, poi li citeremo tutti, sono stati bravissimi, e soprattutto c'erano anche i pescatori di Ricci, quelli autorizzati dalla Guardia Costiera a fare l'attività. Tutti insieme hanno fatto questa grande operazione di pulizia e nello stesso tempo anche di insegnamento. Quindi quando finisce la manifestazione ci spostiamo un attimino dall'altra parte per vedere quello che hanno raccolto e che sarà conferito grazie all'aiuto di Castalia e della Seaport, che ha collaborato con questa manifestazione, con questa operazione. Quindi scusate l'intermezzo, ma era necessario, perché oggi ci stiamo godendo una bella giornata di sport, ma nello stesso tempo abbiamo fatto una grande operazione per l'ambiente. Grazie. Ricordo che il palinagliare da stanno della settimana prima si è organizzato tutto per la festa del mare che si è svolta l'11 scorso. Quindi continuiamo con le prevenzioni e quindi categoria senior femminile. Al terzo posto, il Claudio come pioniere. Era in buona compagnia, glielo ho detto. Davide Orlandi c'è. Allora, al secondo posto, le stelle marine, San Liborio. E finalmente le undine con sangue bianco, con Conti Lorella, Centurione Sandro, Centurione Stefania, Pasquale Chiara e Rosso Lucino. Ecco, allora il primo premio lo facciamo. Damasco, che come vedete ha i simboli del Mare Nostrum e del dragone, perché sta succedendo questa sinergia di ormai tanto tra le due associazioni e sta facendo. Romano Ciro, Angiani Giammarco, un ghiaccio Vittoria come timoniere. Complimenti, perché ancora un grazie per la partecipazione e per quanto ci hai dato quest'oggi come esempio.
Ecco, fatti la fotografia, eccolo qui, così. Lascialo, no, ce l'ha. Andiamo a premiare i terzi della Senegata, gli elettrici. C'è da dire una sub in rosa, ecco. E poi la team di Civitavecchia è la subacquea di Montalto, in totale complimenti, grazie, anche un ricordo di questa giornata. Adesso andiamo a vedere quello che è stato raccolto, così lo conferiamo al Cassone Coreplan.